Buonasera a tutti amici di Biogardening. Oggi sto travasando questi 15 finocchi all'interno dei cassoni che utilizzo per coltivare. Basterà fare una lieve pressione sulla vaschetta per tirar fuori il panetto con le varie piantine. Dopodiché cerchiamo di liberarle il più possibile, molto delicatamente, eliminando anche le radici in eccesso. Infatti all'interno della vaschetta si aggrovigliano molto ed è buona pratica comunque liberarle per facilitare l'attecchimento delle nuove radici. A questo punto, con l'aiuto di una cannuccia a cui ho fatto preventivamente dei segni per regolarmi sulle varie distanze, ho fatto dei fori in cui poi inserirò le varie piantine. Sto mettendo le piantine a circa 20 cm di distanza, come si farebbe in una fila di un normale orto, però poi la distanza tra le varie file non è quella che applichiamo sull'orto, ma sarà molto più ravvicinata. Quindi faremo una coltivazione più intensiva di finocchi all'interno di un cassone che ha le misure di 1,20 m x 60 m. Li ho inseriti abbastanza in profondità per evitare di fare la prima rincalzatura, anche se di solito la applico almeno 2-3 volte durante tutto il ciclo di coltivazione, che durerà circa 90-120 giorni. Un saluto a tutti amici da Stefano di Biogardening.